festeggiare, per ricordare, ma anche per sottolineare che i risultati raggiunti, che in quasi 70 anni di attività hanno portato Lattebusche a diventare la più grande cooperativa lattiero-casearia del Veneto, sono frutto di scelte strategiche che si sono adeguate alle diverse sfide nel tempo. A cominciare dalla fusione con la grande cooperativa Brega di Sandrigo, dove si è svolta la festa e di cui ricorrono i 30 anni, e quindi l'attenzione costante a qualità, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Ed oggi il gruppo conta 313 soci produttori in 7 province, oltre 300 dipendenti, un fatturato di oltre 139 milioni, 6 stabilimenti e 3.000 esercizi commerciali. Serve festeggiare perché bisogna sempre ricordare gli eventi fatti, servono come esperienza. Noi abbiamo fatto la fusione con Brega 30 anni fa, io ero molto più giovane, ero un socio normale. L'importanza o quello che è stato fatto si vede bene dopo 30 anni che è stata azzeccata l'operazione. La cooperativa con questo nuovo sito produttivo è riuscita a diventare veramente una realtà riconosciuta in ambito Veneto. Credo che quando noi siamo arrivati abbiamo trovato in particolare due cose, due nuovi prodotti DOP che noi non avevamo nella nostra gamma di produzione, cioè il formaggio Asiago e anche il grana padano, che qui si produce con il numero 625. Inoltre, forse ancora più importante, la partecipazione in Agriform. Tramite la partecipazione in Agriform siamo riusciti a esportare oltre il 20% dei nostri prodotti all'estero, in mercati che non conoscevamo, in particolare gli Stati Uniti, Canada, la Germania e così via. Questo credo sia il grande valore aggiunto che abbiamo con questa fusione per incorporazione fatta 30 anni fa. Molti quindi i motivi per festeggiare, anche se all'orizzonte non mancano le preoccupazioni, soprattutto legate alle scelte della Commissione europea in materia di ambiente e allevamenti. La sfida primaria è reggere sul mercato, un mercato che è sempre più difficile con l'introduzione di prodotti nuovi, molte volte anche alternativi. I consumi in Italia sono in flessione, quindi soprattutto quelli domestici. Quindi la sfida è introdurre dei nuovi prodotti che si conquistino dei mercati. In parte l'abbiamo fatto, ma bisogna soprattutto che siamo ulteriormente innovativi nel prossimo futuro. È un esempio di attività che guarda il territorio, guarda l'ambiente e lo ha fatto in tempi non sospetti, con certificazioni che quando le ha fatte qualcuno neanche si immaginava potessero esserci. Soprattutto un'attenzione anche al sociale molto molto importante, quindi anche un riversare ai soci il giusto prezzo per il giusto ritorno economico. È una testimonianza quella dei nostri cittadini, quella dei consumatori, che trasmette circolarità, cioè c'è un dare e un ricevere in questa realtà e in questa struttura commerciale. C'è la fiducia del consumatore. E oltretutto questa realtà svolge anche una funzione sociale come punto di aggregazione, punto di incontro, specialmente le domeniche pomeriggio. L'unione fa la forza, ma non solo l'unione delle cooperative, anche la collaborazione tra le cooperative può fare la forza, perché lo scopo di una cooperativa è sempre quello di valorizzare la materia prima latte per dare il maggior reddito possibile ai propri soci.